Grazie all'azione molto meticolosa e precisa del geometra Paolo Armani, il comune di Berceto è riuscito in un'impresa molto difficile, legata al codice degli appalti, legata alle tante normative che ci sono, e l'impresa è stata quella di aver indetto e portato a termine una gara per la raccolta dei rifiuti sul territorio comunale di Berceto. Noi abbiamo assunto una posizione ben precisa, siamo l'unico comune al momento di tutta la regione Emilia-Romagna a aver svolto questa gara. L'abbiamo svolta perché abbiamo seguito le indicazioni di Cantone, che dice che le gare non devono durare più di 15 anni, che è sbagliato continuare a rinnovare alla solita impresa senza fare una gara, e quindi noi abbiamo voluto svolgere un'attività regolare, visto che l'affidamento per la raccolta dei rifiuti era avvenuto il 1 marzo del 2010 e in seguito abbiamo sempre rinnovato l'incarico alla stessa cooperativa. Non nascondo che questa azione, che questa gara, va in contrasto invece con le direttive che considero anticostituzionali dell'Unione Europea, del governo italiano e della regione Emilia-Romagna, che vuole spogliare i comuni di quelli che sono dei servizi che la Costituzione affida proprio ai comuni, come la raccolta dei rifiuti. Ci vogliono far entrare in un carrozzone a livello provinciale tutti i comuni di Parma, compreso la città, a esclusione di Fidenza, sarebbero insieme. Quindi anche Berceto sarebbe insieme in una gara mastodontica che va a contravvenire le indicazioni proprio di Cantoni e della buona amministrazione, perché l'Atersir sta organizzando una gara della durata di 15 anni con un volume d'affari che io stimo in 5 miliardi. Noi ci troveremmo dentro un carrozzone privato che fa la raccolta dei rifiuti, stabilirebbero loro le modalità, le tariffe, alla fin fine sarebbe così, e il comune e il sindaco sarebbe un semplice gabelliere, perderebbe un servizio, perderebbe la possibilità di aiutare i propri concittadini cercando di fare un servizio efficiente a dei costi più bassi. Quindi, come abbiamo fatto per il sistema idrico integrato, cioè la gestione dell'acqua, che siamo l'unico comune in provincia di Parma a svolgerlo internamente, lo stesso faremo per la raccolta dei rifiuti. Non ci sottraiamo a quelli che sono degli obiettivi della regione, che riteniamo giusti e corretti, che sono quelli di aumentare la raccolta differenziata. Noi la raccolta differenziata la possiamo aumentare solo nel momento in cui facciamo anche la raccolta dell'umido, cioè non portiamo più in discarica l'umido. Questo può avvenire in due modi, a grandi linee. Il primo modo è che noi potremmo fare la raccolta dell'umido attraverso un camioncino, come avviene per la carta, come avviene per la carta e per la plastica, e poi trasferire questo umido in un impianto di compostaggio che è nella provincia di Modena. È evidente che aumenterebbero di molto le tariffe agli utenti, e noi lo vogliamo evitare perché ci sembrerebbe uno spreco. Quindi, d'intesa con le persone, cercheremo di diffondere il compostaggio domestico. Quindi ogni casa che ha un giardino, che ha l'orto, può fare benissimo il compostaggio, avvalendosi anche dell'esperienza di tante persone che già lo fanno nel nostro territorio comunale dal 2010. E poi ci avvaliamo, e credo di essere uno dei primi comuni a farlo, di una norma che è uscita recentemente nel collegato ambientale, che è quello del compostaggio di comunità. Ci saranno delle compostiere in giro per il capoluogo, ma anche nelle frazioni, dove i cittadini in qualsiasi momento, in qualsiasi ora, potranno portare l'umido e si trasformerà in compost. E quindi è una cosa positiva sia per l'ambiente sia anche per il portafoglio.
distribuiremo un bidoncino a ogni famiglia che farà l'umido, che farà il compostaggio di comunità, proprio per agevolare la raccolta di questa parte di rifiuti e portarla nella compostiera. È una cosa che richiede organizzazione, ci saranno sicuramente all'inizio dei disagi da parte di tutti, ma confido che i cittadini, essendo spinti dalle nuove generazioni, soprattutto dai bambini, a salvaguardare l'ambiente, lo faranno volentieri, come lo faranno volentieri le persone anziane che non hanno piacere dello spreco. È un peccato vedere tanta materia organica essere portata in discarica a dei costi molto elevati e sempre più elevati. Si parla già di 170-180 euro a tonnellate. Facciamo una cosa, che ci avvaliamo di leggi della Corte della Cassazione, di cose giuridiche che sono molto difficili. Speriamo di non avere, come non abbiamo avuto sino ad oggi, un contrasto legale da parte di Atersir. In caso contrario ci difenderemo e c'è la disponibilità mia di essere anche destituito dal prefetto, proprio perché vogliamo fare le cose più in regola possibile, al di là di questa gara che è stata molto laboriosa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano, pubblicata su diversi quotidiani, pubblicata sul sito. C'è stato purtroppo un solo partecipante, perché questi grandi consorzi privati hanno la capacità di tenere lontano da queste gare le cooperative e tante altre aziende, perché in pratica hanno loro il monopolio. Dicevo che vogliamo fare le cose più regolari possibili, per cui aumenteremo sicuramente la percentuale di raccolta differenziata, che oggi è al 50%, e cercheremo come traguardo di arrivare al 75% di raccolta differenziata. E l'altra grande novità è che i rifiuti indifferenziati, che spero poco, verranno raccolti dall'operaio comunale Coruzzi Giordano con un proprio mezzo comunale. Per cui io sostengo che il vero rifiuto è l'indifferenziato, non ritenendo rifiuti né il vetro, né la plastica, né la carta, né l'umido, perché sono delle risorse che vengono riutilizzate. Per cui in definitiva, facendo come comune, con i nostri mezzi, con i nostri operai, la raccolta dell'indifferenziato, in pratica è un servizio esclusivamente del comune, anche se per la raccolta della plastica, della carta, per seguire le compostiere, per seguire la stazione ecologica, ci avvaliamo del supporto di una cooperativa che garantisse il mantenimento dei posti di lavoro di quei ragazzi che già lavorano e che sarebbero stati licenziati, sia perché la loro cooperativa non ha partecipato alla gara d'appalto, e verrebbero licenziati anche se la gara, ad esempio, la vincesse IREN, e quindi perderemo dei posti di lavoro che Berceto non vuole perdere, ritenendoli molto preziosi. Molto prezioso qualsiasi posto di lavoro.